monitorare le problematiche socioambientali delle aree cittadine e migliorare la vivibilità dei quartieri attraverso strategie di sviluppo sostenibile e di rigenerazione urbana. E questa è la mission del progetto, a cura del Laboratorio Urbano Aperto e delle manifatture CNOS, che partirà dal quartiere Leuca da domenica 11 a sabato 17, promuovendo il confronto con la cittadinanza e tutte le associazioni interessate. L'iniziativa è stata presentata in conferenza stampa. Noi stiamo immaginando di lavorare su un progetto di una nuova urbanizzazione della città, un'architettura che sia per esempio il più possibile sostenibile. Stiamo pensando, prima di occupare nuovi spazi, di occupare meglio quegli spazi che già ci sono e quindi non compromettere ulteriormente il territorio, ma partire dal miglioramento di quelle compromissioni, diciamo, trasformare quelle compromissioni invece in occasioni di crescita economica, culturale e sociale. Nuova vita ai quartieri, possiamo dire. Sì, nuova vita ai quartieri partendo dai cittadini. Diciamo che l'obiettivo e l'auspicio è quello di, attraverso questo laboratorio, di poter ascoltare quanto più profondamente l'animo della città e i suoi abitanti, in modo tale da creare le condizioni per poi fare un progetto di riqualificazione e rigenerazione di questo quartiere quanto più innovativo e aderente alla realtà del quartiere. Il nostro lavoro è quello di coinvolgere attivamente i cittadini in un processo costruttivo di partecipazione di un progetto nel quartiere Leuca. La cosa che più ci interessa attraverso la nostra creatività, la creatività delle tante associazioni che lavorano nel CNOS e lavoreranno in questo laboratorio, è quella di poter dare vita a qualcosa che rimanga anche dopo il nostro lavoro. Cioè, noi vogliamo dissodare un terreno e fare in modo che qualcun altro dopo di noi, soprattutto i cittadini, possano seminare qualcosa, perché pensiamo che non basti essere dei residenti per essere dei cittadini.